perché quei fondi non sono completamente, diciamo, un credito dei gruppi consiliari, non sono un credito che i gruppi consiliari vantano senza condizionalità, ma solo nel momento in cui li spendono secondo quello che è l'uso stabilito dalla norma vigente. Quindi andare ad approvare una norma che consenta di fare questa compensazione attraverso, come dire, fondi che di fatto non spettano al gruppo, a nostro avviso, è diciamo, anche dal punto di vista giuridico, quindi oltre che essere censurabile assolutamente dal punto di vista dell'opportunità, perché di agevolazioni del genere, cari colleghi, i cittadini normali non se ne vedono in alcun modo attribuire e quando si sbaglia si paga. Stessa cosa dovrebbe valere a maggior ragione per chi gestisce fondi pubblici. E poi c'è anche il tema diciamo più politico che in qualche maniera ci si pone nel momento in cui dei gruppi consiliari, quindi che svolgono un ruolo all'interno della regione, sono dei legislatori, non riescono ad amministrare come si deve, secondo legge, quelli che sono i fondi del proprio gruppo, non si capisce come a questo punto facciano ad amministrare i fondi per un'intera regione. A questo punto verrebbe da dire, cioè, se non si riesce a capire che i fondi destinati al personale si spendono per le assunzioni e quelli per le consulenze, quelli per le spese di funzionamento, vanno per consulenze, per acquisti di cancelleria, altri servizi che possono servire al gruppo, ecco, uno si pone la domanda di, ma chi ci sta governando? Chi sta governando la regione se non è capace neppure ad imputare correttamente le spese all'interno del proprio gruppo? Ecco, quindi mi dovreste far. Avete dovuto dare i soldi indietro, li dovete dare, state scrivendo Perrino. una legge che serve per compensare gli errori che sono stati fatti. Errori. Perrino, comunque sono Avete 5 sbagliato. Continua a dire Sì, bugie perché Forza Italia ha Presidente. restituito, qui non deve tornare Sì, niente. l'ha Poi restituito, continui a doveva dire tornare, va bugie. bene? L'ha tornati? Vuol dire che le aveva spesi in maniera impropria? Perrino, No, Perrino, silenzio un grazie. attimo, mi faccia finire. Grazie. No, sono E non è passati una 5 condanna Faccia come terminare, faccia scrivi, stare zitto e condanna, così le tiro comunicato, dalla condanna. Lago Negro, per cortesia, gli chiude il microfono che sto parlando. Che non lo possiamo chiudere da qui. Oh. E allora stia zitto, si autocensura. Allora, visto che non si può più continuare a parlare, continua a dire bugie e non ti faccio parlare. Ok? No, Piro, Lucignolo. Piro, Se io sono No, non lo Pinocchio, puoi dire lei è Lucignolo, non lo Lucignolo, faccio mi parlare sa. perché se dice continua a dire Vada al paese bugie, non vuol Balocchi, non è il dire paese Balocchi, questa è Perrino, una regione Basilicata. Perrino, Mi Perrino, spiegate, mi appunto, spiegate. Sei fuori tempo, dai. Io vi chiedo di spiegarmi tecnicamente, nel momento in cui al consigliere Perrino e al suo gruppo fosse stabilito dalla Corte dei Conti, si stabilisse che abbiamo impropriamente utilizzato dei fondi, li abbiamo spesi in maniera sbagliata, attribuendo e sbagliando, addirittura facendo anche pagando personale attestato all'assessore Merda che non fa parte del gruppo consigliare. Tra l'altro c'è anche quest'altra cosa qui che è fuori di te, fuori dal mondo questa cosa qua. Mi dicessero che dobbiamo restituire come gruppo 10.000 euro. Arriviamo alla conclusione della legislatura. Se io avessi speso quei soldi, non avessi i 10.000 euro da restituire, come li faccio a compensare? Faccio la sanatoria senza problemi, senza neppure restituire, neppure da quel modo. E lo dovete specificare questo. Lo dovete specificare, perché qui c'è scritto altro. Togliamo la Da linea, quello che si togliamo legge il qui, c'è microfono a scritto Perrino. altro. Grazie.